queste settimane di uscite, dove decine di titoli sgomitano per un po' di attenzione sugli scaffali in vista delle feste natalizie, non sono mancate diverse notizie interessanti, miste ad annunci di imminenti date d'uscita. Si comincia con Splatterhouse, che dopo diversi rimandi dovrebbe finalmente vedere la luce il 26 novembre. Per quanti stessero aspettando il nuovo gioco dei I Pirati dei Caraibi, l'Armata dei Dannati, riportiamo che purtroppo Disney ha deciso di cancellarne lo sviluppo. High Voltage ha invece confermato per febbraio il suo nuovo Conduit 2, sparatutto in prima persona per Wii, che tenterà di elevare ulteriormente le potenzialità tecniche del motore grafico proprietario e migliorare il predecessore negli aspetti che poco avevano convinto. Dopo l'ovvio successo che ne ha accompagnato l'uscita, Halo Reach si appresta ad espandersi con il rilascio del primo DLC completo di 3 nuove mappe e nuovi obiettivi. Il 30 novembre è la data da segnare sul calendario. Da Sony arriva invece l'ennesima brutta notizia relativa a Gran Turismo 5, nuovamente ritardato. Fortunatamente, nei giorni successivi sono arrivate già conferme della messa in stampa del titolo, che dovrebbe riuscire ad arrivare nei negozi entro Natale. Nuova data anche per Fear 3, che si appresta a terrorizzare migliaia di appassionati il prossimo 25 marzo. Dopo il buon riscontro ottenuto dalla critica, Medal of Honor è riuscito a convincere anche il pubblico, piazzando 1,5 milioni di copie a pochi giorni dal lancio. Bethesda ha annunciato l'arrivo del primo DLC dedicato al suo nuovo Fallout New Vegas in esclusiva temporale per Xbox 360. Mentre mancano ulteriori dettagli in merito a questa prima espansione, il publisher americano festeggia il successo commerciale della sua ultima produzione, che ha totalizzato già 5 milioni di copie in tutto il mondo, più le copie digitali e addirittura la prima posizione in classifica su Amazon della guida ufficiale. Dopo Sonic Adventure e Crazy Taxi, Sega continua nella sua opera di restauro, annunciando quel piccolo capolavoro musicale che è Space Channel 5, seconda parte, previsto per l'anno a venire in digital delivery su PlayStation Network ed Xbox Live Arcade. In attesa che Third Birthday giunga sulle nostre PSP, Square Enix ha annunciato l'arrivo sul PSN dei primi due parassitivi. Purtroppo, per ora questa iniziativa riguarda il solo Giappone, e visto che il primo capitolo non è mai giunto nei territori PAL, sembra molto difficile che il publisher nipponico si spinga anche nel vecchio continente. Nel mese di ottobre si è tenuto il BlizzCon, dal cui palco Blizzard ha svelato una nuova classe di Diablo 3, il Demon Hunter, specializzato in armi a lunga distanza e capace di sterminare le orde di nemici grazie alle sue letali balestre. Dopo il buon successo di Darksiders, THQ ha annunciato un seguito, nel quale pare non vestiremo più i panni di guerra, ma controlleremo invece un altro dei Cavalieri dell'Apocalisse. Per ora l'uscita è prevista per una generica primavera 2012. Nonostante non sia ancora uscito, Ubisoft ha già annunciato l'arrivo di un primo DLC per Assassin's Creed Brotherhood in esclusiva PlayStation 3, intitolato Copernicus Conspiracy, che sarà disponibile gratuitamente il giorno dell'uscita del gioco. Dopo diversi rinvii, Electronic Arts ha deciso di cancellare definitivamente NBA Elite 11, mentre il prossimo episodio della serie passerà di mano al team già responsabile dei vari Madden NFL. Rinvio anche per Armored Core 5, che non permetterà agli appassionati della serie di divertirsi coi robottoni prima dell'anno prossimo. Durante lo showcase invernale di Electronic Arts è stato annunciato un interessante nuovo esponente della linea di giochi gratuiti. Il nuovo arrivato si chiamerà Battlefield Free for Play e sarà un FPS puro con una grafica molto realistica, al pari dei più recenti titoli per console. Ufficializzata finalmente anche la data di Pokémon versione bianca e versione nera, fissata al 25 marzo. Electronic Arts ha svelato qualche nuovo dettaglio inerente all'inaspettata versione PlayStation 3 di Mass Effect 2, che conterrà nella confezione i vari DLC già rilasciati finora più una nuova missione. Inoltre, gli utenti Sony potranno colmare il buco narrativo attraverso un fumetto interattivo pubblicato da Dark Horse, nel quale saranno chiamati a prendere alcune decisioni, le stesse che avrebbero altrimenti preso giocando al primo episodio della serie. Behavior Interactive, ex Artificial Mind and Movement, ha annunciato lo sviluppo dei seguiti di Naughty Bear e Wet, senza però rilasciare ulteriori informazioni. Two Worlds 2, previsto a brevissimo, ha invece subito un ulteriore ritardo, fortunatamente di una sola settimana, a quanto pare causato da un problema con la distribuzione delle copie. Tantissime le recensioni degne di nota, a cominciare dal divertente Wii Party, seguito spirituale di Wii Play, che con una ben nutrita collezione di minigiochi originali ed accattivanti, modalità che spaziano dal singolo fino ai 4 giocatori, raccoglie perfettamente l'eredità dei titoli che lo hanno preceduto, guadagnandosi un onesto 7,5.
davvero notevole, il nuovo Castlevania Lords of Shadow, che prendendo spunto dai migliori esponenti della categoria, ci ha regalato un debutto nella nuova generazione con i fiocchi, 8,3. Convincente anche il reboot della saga Medal of Honor, che però manca l'eccellenza a causa di qualche magagna di troppo, 8,4. Tutto dedicato ai fan, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, che sotto una veste grafica impressionante nasconde un gameplay semplice quanto magnetico, 8,3. Nostalgico è invece Final Fantasy The Four Heroes of Light, tutto dedicato agli utenti DS, desiderosi di immergersi in un meraviglioso RPG vecchio stile, 8. Poco coraggioso il nuovo Fallout New Vegas, che riprende ed amplifica quanto di buono ci aveva fatto innamorare del predecessore. Se lo avete amato anche voi, con questo seguito non sbaglierete, 8,8. EA Sports MMA si è rivelato un ottimo titolo, che qualunque appassionato di arti marziali dovrebbe fare proprio, dotato di un sistema di combattimento profondo e complesso che pecca solo in qualche limatura finale, 8,6. Solo discreto l'ultimo Arcania Gothic 4, che dopo il passaggio di mano della serie si è rivelato un RPG comunque divertente, ma approssimativo in diversi aspetti, aggiudicandosi un 7. Semplicemente travolgente il nuovo lavoro di Mikami, quel Vanquish che ci ha assolutamente rapito grazie alla perfetta commistione tra action e shooter, da non perdere per tutti gli amanti dell'azione più sfrenata ed esagerata, 8,5. Gli utenti PSP non sono rimasti a digiuno grazie all'ottimo Ace Combat Joint Assault, che ritorna in grande spolvero sulla piccola di Sony con un episodio tradizionale quanto solido, 8. Senza particolari intoppi, l'approdo su console della milionaria serie The Sims, che debuttando direttamente col terzo capitolo ci ha convinto grazie al buon adattamento dei controlli, 8,5. Quella proposta da Fable 3 si è rivelata un'esperienza ruolistica di grande spessore, in grado ancora una volta di immergere il giocatore in una favola viva, credibile e reattiva. Purtroppo non riesce a raggiungere la qualità del predecessore, aggiudicandosi un 8,8. A fronte di evidenti miglioramenti apportati al gameplay, Star Wars Il Potere della Forza 2 pecca proprio nella sceneggiatura approssimativa e soprattutto nella longevità, davvero ai limiti dell'accettabile, 7. Valkyria Chronicles 2 non ha deluso le aspettative degli utenti PSP, dimostrandosi un degno successore di uno dei titoli più interessanti di questa generazione, 8,3. I possessori del DS non stanno a guardare e possono ora godere di un nuovo ottimo capitolo della saga del professor Layton con Il Futuro Perduto, 8,8. Un altro titolo a cui difficilmente potrete rinunciare è God of War Ghost of Sparta, che non stupisce con novità particolari, ma riesce a soddisfare l'appetito di tutti gli appassionati dello spartano più arrabbiato di sempre, 8,8. Grazie a piccole variazioni impercettibili per i non esperti, ma palesi ed importanti per chi del gioco conosce ogni byte, WWE SmackDown vs. Raw 2011 riesce a migliorarsi, nonostante un comparto tecnico bisognoso di rinnovamento, 8,3. Electronic Arts ci aveva promesso che avrebbe insegnato a suonare a tutti i videogiocatori e senza dubbio ci è andata vicino. Rock Band 3 propone una modalità pro davvero intrigante, anche se non riuscita in tutto, meritandosi un 8,8. Sfavillante il ritorno del porcospino blu di Sega, che con Sonic Colors ci regala un platform tridimensionale per Wii davvero eccellente, 8,8. Il Call of Duty Black Ops di Treyarch si è rivelato come uno dei migliori della serie, con una campagna singolo giocatore completa ed appassionante, ma soprattutto un multiplayer da primato, 9,3. Criterion riporta alle origini la serie Need for Speed con Hot Pursuit, presentandosi al via come un arcade solito ed un online eccezionale, sebbene un po' carente dal punto di vista della quantità, 8,7. Concludiamo la carrellata con il gradito ritorno di un classico del passato, GoldenEye 007. Il remake ad opera di Eurocom è senza dubbio riuscito in quasi ogni aspetto, da non perdere anche solo per ripassare un pezzo di storia, 8.